Mobeghia contro Paris Saint-Germain, in vantaggio il Paris per 3-1. Appena andato in rete Bomber Cirro con un grandissimo tiro sotto l'incrocio. Solito. Il solito gol suo. Questa partita da segnalare, la sfida tra i fratelli Pocock, per il momento la vince Lorenz, che allarga per Cirro, la mette dentro di testa, ancora palla per Da Ponte, autore del gol che aveva riaperto il match. Pocock ancora, palla sul destro, temporeggia ancora, va via in dribbling, bene Pocock, sempre lui, palla per Di Marino, lo scambio, non si chiude il triangolo tra i due. Rimessa laterale per Gianluca Di Marino, la mette sul secondo palo, Di Mauro fa buona guardia di testa, ancora Di Marino di testa. C'è il gioco pericoloso con la gamba tesa di Pocock. Dunque calcio di punizione, la posizione interessante per il sinistro sia di Maisto che di Cirro. Vediamo chi dei due andrà a calciare. Tutto è pronto, va Maisto con il sinistro, palla che fa la barba al palo, il portiere è sembrato esserci su questa palla. Sfondo che qui batte il difensore, soltanto il portiere si può incaricare della rimessa in gioco. Temporeggia perché nessuno si fa vedere, lungo in avanti e va a perdere poi il pallone, chiusolo la allontana bene per Cirro, ha il problema di girarsi. Qui David Pocock contro il fratello, ancora i gialli che riescono a recuperare il pallone, attenzione 3 contro 2, la palla che Amoroso va a rinviare, altissimo, palla che termina in fallo laterale. Rimessa laterale per i gialli, vediamo l'ultima azione prima di chiudere, già battuto, la palla per Di Mauro, ancora allargato per Da Ponte che non riesce. Qua. Chiusolo, la rimette in gioco lui, temporeggia un po', poi colpisce un avversario, Pocock, fratello la recupera, vediamo se può andare verso la porta, Maisto di testa però gliela prolunga, ancora Pocock, vediamo se calcia, si accontenta della rimessa laterale, in zona d'attacco David Pocock, chiama la distanza, quindi bisogna aspettare il fischio, l'ultima prima di chiudere, palla per Pocock, vediamo se ci gira, attenzione Pocock! Si gira col piede perno, azione cestistica, 3-2, che partita riaperta questa da parte dei Mobeghi. 3-2 dunque, in vantaggio sempre il Paris Saint-Germain, chiudiamo qui il nostro collegamento. Siamo con Maisto e Amoroso, migliore in campo della partita, vinta per 5-3 contro i Mobeghi. Parate clamorose per l'uno, grandissima doppietta per l'altro, chi vuole iniziare a parlare di questo match? Allora, abbiamo fatto questa partita, abbiamo giocato bene. Gli avversari erano molto forti e quindi siamo soddisfatti. L'importante è che abbiamo vinto. Scusa, questa doppietta. Una prestazione, tutta la squadra, soprattutto in grande portiere. E speriamo soprattutto nella prossima partita di fare meglio e di continuare così per tutto il torneo. Quindi obiettivi finali, già potete fare un bilancio? Vincere il torneo, assolutamente. Stiamo giocando proprio una squadra dimezzata, quando poi verranno i nostri due, Manferlotto e Manferlotto. Aspettiamo il loro ritorno. Va benissimo ragazzi, grazie.